Nel frattempo un altro figlio di Minosse viene ucciso in territorio ateniese e allora Atene, per placare la rabbia del re di Creta, dovrà pagare un tributo. 7 ragazzi e 7 ragazze, c'è chi dice ogni anno, chi dice ogni 9 anni, verranno spediti nel labirinto e sacrificati al Minotauro. Ora l'azione si sposta ad Atene perché entra in scena l'eroe Teseo, che si offre volontario per partire assieme ai ragazzi e alle ragazze ateniesi e promette che sarà lui a uccidere il Minotauro e a liberare la sua città dal tributo di sangue una volta per tutte. Teseo parte per Creta. Le vele delle navi in partenza sono nere. Teseo promette che se tornerà vincitore, isserà delle vele bianche. Quando approdarono a Creta, Arianna, figlia di Minosse, si innamorò di Teseo, che era di straordinaria bellezza. Ma se per gli antichi lui è di straordinaria bellezza, lei non è da meno. Nell'Odissea Ulisse la definisce la bella Arianna e nell'Iliade scopriamo che guida le danze delle ragazze cretesi. Arianna, innamorata dell'eroe straniero, si prende la libertà di sedurlo. Marianna non è una ragazza qualsiasi, è la purissima, è l'incarnazione di una dea, o forse è una dea lei stessa. La signora del labirinto è Arianna, infatti ne ha le chiavi, sa come uscire dai suoi meandri. Il labirinto contiene giravolte e andirivieni inestricabili. Vi sono aperte parecchie porte che traggono in errore chi cerca di andare avanti e fanno tornare sempre agli stessi percorsi sbagliati. Ma che il labirinto sia questo palazzo o il mondo infero e che Arianna sia la principessa reale o la divina signora del labirinto, certo è che conosce la strada per uscirne. Diede a Teseo un rotolo di filo, raccomandandogli di legare il capo del filo all'architrave della porta d'ingresso e di camminare svolgendolo fino a quando non fosse giunto al centro del labirinto. Quello che avviene dentro il labirinto resta nell'oscurità. Si sa solo che Teseo uccide il Minotauro, qualcuno dice con una spada, altri a forza di pugni, altri ancora con una clava. Una delle immagini più famose viene da Pompei. In un affresco si vede Teseo che esce dal labirinto, porta con sé i ragazzini tratti in salvo e dalla porta spunta a terra la testa del Minotauro. Compiuta la missione, Teseo ha un altro problema da affrontare, deve lasciare Creta e scappare.